Ed eccoci rientrati all'interno del Caffè Cristallo di Empoli e ripartiamo dalla domanda del tifoso. Cosa sta succedendo all'Empoli visto che non vince da 11 partite? In realtà noi ne abbiamo già parlato ampiamente. Abbiamo detto che probabilmente c'è un problema psicologico, ma perché sicuramente manca la finalizzazione. Manca la finalizzazione, bisogna buttare dentro questa palla. I giocatori devono provare a buttarla dentro in tutti i modi. Ogni tanto ci prova Paredes. Vediamo Paredes che tira queste pallonate dalla tre quarti. Sì, bisogna forse tirare di più. Sicuramente bisogna tirare di più e avere ovviamente molta fortuna, anche perché, come ha detto Giampaolo nelle scorse conferenze stampe, nelle scorse interviste, a Empoli manca soprattutto la fortuna, perché il gioco è bello, la squadra gioca bene, abbiamo parlato fino adesso, e il problema manca la finalizzazione, manca la rete. Vediamo se Rosario Guarino ha un'ulteriore riflessione tecnica. Sì, io credo che alla fine sia anche un po' di la stanchezza mentale, ma anche un po' di stanchezza fisica dovuta a dei giocatori che giocano sempre, che credo che poi un calo fisico sia anche fisiologico. Che credo che qualche giocatore avrebbe bisogno di un turnover o di qualche partita in meno per riposare, riprendersi e ripartire di nuovo con uno slancio maggiore. Credo che questo sia normale, forse quello un po' il gap che sta passando l'Empoli ora, perché è difficile giocare 30 partite e giocarle sempre al massimo. Soprattutto poi se non si è nemmeno più giovanissimi, perché alcuni senior questa squadra ce li ha, che stanno dando tantissimo, hanno dato davvero tanto nel girone d'andata e poi ci sta magari anche un calo fisico. Ma credo che sia veramente normale, io credo che abbia bisogno veramente qualche giocatore di essere un pochettino tutelato, diciamo. Andiamo ad ascoltare anche il commento di Gianluca Berti. Il commento, l'Empoli sicuramente non viene da un momento positivo, viene da 5-6 partite dove non è l'Empoli vero. È stata, lei Palermo era una partita fondamentale per loro, si sono chiusi abbastanza e è venuta fuori una partita bruttina, un po' di calo, è normale ci sia, insomma hanno fatto un girone d'andata strepitoso. Poi nella storia dell'Empoli, da quando c'ero io anche, dicembre, gennaio, febbraio, l'Empoli ha sempre un po' pagato, no? Lo scotto. Poi il girone di ritorno in Serie A è sempre molto più difficile del girone d'andata perché i punti valgono tanto. Per fortuna c'è una classifica importante e va bene così, insomma, dai. No, ora l'Empoli non c'ha niente da perdere in queste partite, nel senso che speriamo questa sosta gli dia quella carica che gli manca ultimamente e speriamo che torni l'Empoli che tutti conosciamo. Non sfrutta il match point, l'Empoli di Giampaolo, che contro un Palermo non certo brillante, non riesce a chiudere il discorso salvezza. Poche emozioni nell'anticipo del Castellani, al termine del quale gli azzurri si trovano ancora a 4 lunghezze circa dalla permanenza nella massima serie italiana. Certamente non impossibile il raggiungimento dell'obiettivo per i toscani, ma il calendario non aiuterà certo gli azzurri, almeno per quanto riguarda la 31esima giornata di Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, il prossimo avversario di Giampaolo e di suoi, nell'anticipo serale di sabato 2 aprile, sarà infatti la capolista del campionato, ovvero la Juventus di Massimiliano Allegri, che dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Bayern Monaco, non vorrà certo rinunciare alla possibilità di inseguire il più importante obiettivo rimastogli in questa stagione. E chissà che nell'incontro dello Juventus Stadium non trovi spazio anche una recente conoscenza azzurra. Sì, perché l'ex empolese Daniele Rugani è partito titolare anche nel derby contro il Torino e la sua presenza contro i toscani nel match del 2 aprile allora potrebbe non essere così improbabile. Rugani, che con la maglia dell'Empoli tra l'altro ha compiuto tutta la trafila delle giovanili per poi esordire in prima squadra da 19enne in Serie B nella stagione 2013-2014. Nella scorsa estate, poi, il suo approdo in bianconero, dove aveva giocato anche nelle giovanili nella stagione 2012-2013 e dove, il 30 settembre 2015, trova anche l'esordio in Champions League nella sfida casalinga contro il Siviglia. Ma Rugani non è l'unico ex di lusso dell'incontro. Un altro giocatore ha transitato dalla squadra toscana per poi arrivare a vestire la maglia della Juventus. Trattasi di un certo Claudio Marchisio. Anche se il centrocampista torinese ha trascorso gli anni delle giovanili con la maglia bianconera, esordendo anche con la prima squadra nella stagione 2006-2007, quella dello scandalo Calciopoli e della retrocessione d'ufficio dei piemontesi in Serie B, Marchisio si consacra definitivamente, infatti, ad Empoli, dove fa il suo esordio in Serie A nella stagione 2007-2008 e colleziona 26 presenze prima di fare il ritorno a Torino.
ad Empoli, tra l'altro, Marchisio arriva assieme ad un altro ex delle due squadre, che con la maglia dell'Empoli ha trovato il suo esordio in Serie A, Sebastian Giovinco. Anche Giovinco, infatti, dopo essere passato dal vivaio dei bianconeri ed essere approdato tra i professionisti nel 2007, trova l'esordio nella massima serie italiana con la maglia dei Toscani nella stagione 2007-2008, nella quale colleziona 35 presenze e 6 reti prima di tornare nel capoluogo piemontese. Giovinco, che inoltre arrivò ad Empoli nell'ambito dell'operazione che portò in bianconero Sergio Almiron, che dopo 3 anni passati nella città toscana tra il 2004 ed il 2007 arrivò alla corte di Ranieri nella stagione 2007-2008, senza però riuscire a convincere ed a confermarsi tra gli 11 titolari nei mesi successivi. Tra gli altri ex della partita si ricordano infine Alessandro Birindelli, ad Empoli dal 92 al 97 ed a Torino dal 97 al 2008, e l'attuale centrale azzurro Lorenzo Riaudo, in bianconero dal 98 al 2010 tra giovanili e prima squadra ed approdato in azzurro nello scorso mercato invernale. L'abbiamo anticipato prima e vorrei a questo punto un commento anche al commento di Pistocchi, giornalista di Mediaset, al pareggio tra Empoli e Palermo. Con l'aiuto della regia mettiamo anche il tweet in sovrimpressione, anche valendoci del contributo di Empoli Channel. Questo è il tweet: commento di Empoli Palermo. Nella testa dei giocatori c'è la consapevolezza che il pari va bene a tutti, si chiama illecito, è un reato. Il primo tweet, e poi c'è anche un secondo tweet. Se una persona è informata sui fatti è giusto che vada a denunciarli anche subito e precocemente. L'Empoli ha avuto sicuramente molta sfortuna, non ha giocato bene il match contro il Palermo, però per me sono parole troppo pesanti. E noi andiamo avanti, torniamo a parlare di calcio. Non potevamo non comunque commentare un tweet del genere. Lo abbiamo fatto, andiamo oltre, torniamo a parlare delle sfide prossime. Prima però la sosta. Quanto può incidere questa sosta anche nel ritrovarsi come identità di squadra, come voglia e come davvero motivazione nel cercare di, prima di tutto, raggiungere questa salvezza matematica? Manca il match point. Io credo che la sosta sia capiti veramente al momento giusto, ma non per un problema psicologico, ma più che altro per un problema fisiologico. Secondo me la squadra ha bisogno di recuperare, di mettersi un attimino a posto alcune problematiche, alcuni problemi che hanno, e poi ripartire, come si diceva sempre, con tranquillità e fare questi benedetti punti che sono alla portata dell'Empoli e stare tranquilli. Chi ti piacerebbe vedere di più in queste ultime uscite dell'Empoli? Chi vorresti dei giocatori avesse più spazio? Ma io, sai, c'è Michelise, secondo me è un giocatore che potrebbe veramente dire la sua se venisse messo in condizione di poter dimostrare. Secondo me gli danno un po' troppo poco spazio, perché bisogna di giocare un po' di più. C'è Livaia, c'è Krunic, però non dimentichiamo che noi abbiamo anche Maccarone, che secondo me, se ha il tempo giusto di poter recuperare, può dire sempre la sua. Abbiamo Saponara che sta rientrando e secondo me potrà ancora far vedere qualcosa di importante. C'è Bukel, che è un ottimo giocatore, che ora secondo me la squadra ha solo bisogno di mettersi un attimino a posto. Io spero di rivedere contro la Juventus un Saponara in gol. Il gol di Riccardo Saponara ormai manca da tempo, quindi io spero davvero di rivedere un Ricky in gran forma, come si dice qua a Empoli. E poi anche un altro gol di Tonelli, non sarebbe male contro la Juventus. Però è uno dei match, anzi è il match più difficile della stagione, però sarebbe bello vedere anche un pareggio, magari con queste due reti. Grazie a Rosario Guarino, grazie a Fabrizio, grazie a voi di essere stati in nostra compagnia e vi lascio come sempre all'angolo del tifoso. Empoli-Palermo, il pareggio per me è abbastanza giusto, diciamo, perché tutte e due le squadre hanno giocato un po' mezzo e mezzo, non è che abbiano fatto una grandissima partita, però per l'Empoli è un buon punto anche, perché volevo dire, con questo punto guadagnato aumenta più le cose per la salvezza. Credo sia stata una delle peggiori partite che l'Empoli abbia giocato in casa. Fa parte forse del periodo in cui siamo in difficoltà da un punto di vista atletico, quindi delle idee un po' confuse, però va bene così, insomma. Empoli in questa situazione non si può discutere mai. Il problema è che da 11 partite che non riesce più a vincere, e l'importante è che l'abbia fatta all'inizio di stagione tutti questi punti, ha capito? Ecco,
e ora può darsi anche sì anche la salvezza questa qui. Io non lo capisco, è forte, gioca bene, purtroppo capitano queste cose qui a tutte le squadre, alla Fiorentina gli è uguale, da 4 partite che non vince, poi ha avuto sfortuna anche già dei giocatori o squalificati o infortunati, ma attualmente non abbiamo problemi perché mancano solo 2 punti per salvarsi, sì che voglio dire, siamo forti, siamo una squadra molto forte.